La lunga preparazione e l'attesa del giorno della sfilata trovano finalmente il loro sfogo. Ma come fanno questi pupazzi a muoversi? Non ci sono raffinati motori azionati elettronicamente. I toscani preferiscono far da soli. Dentro i carri c'è qualcuno che, per far muovere i pupazzi, spinge ripetutamente una leva, o gira una manovella, o manovra delle funi. È come la stiva di una grande nave, piena di gente invisibile, ma preziosa. Il carnevale è anche un divertimento che nasce dal lavoro di artigiani esperti, che esprimono con le loro creazioni lo spirito mordace della loro terra. Scende la sera e a Venezia si decide dove andare a far festa. Si scelgono le ultime maschere. Oggi sono fabbricate in serie, ma uno o due secoli fa le maschere veneziane erano prodotte a mano, con tessuti preziosi e ricami. Ogni maschera ha un carattere: allegro, ironico, malinconico. Chi non si accontenta della mascherina può perfino farsi truccare. Ci sono laboratori specializzati nel trucco e non si paga un soldo. Con un trucco così raffinato, chi partecipa al carnevale si può davvero sentire una persona diversa, vivere per un momento un'altra vita. Maschere sono ormai padrone della città. Passeggiano per le strade del tutto a loro agio, come se il mondo si fosse rovesciato. Chi non è mascherato si sente strano. Bisogna mascherarsi. Le maschere sono di casa specialmente a teatro. Alla Fenice si riunisce la società veneziana più elegante e ricca, che attende lo spettacolo più sfarzoso dell'intera festa. Danze e balli, come nel Settecento, ai tempi del maggiore splendore di Venezia. San Marco intanto si dà fuoco alla maschera che rappresenta Carnevale. In tutti i carnevali si brucia questo fantoccio. È il simbolo dell'anno finito, delle fatiche dell'inverno. Dandogli fuoco, la gente si illude di cancellare il passato e di prepararsi alla felicità futura. Ma la festa sta per finire. È difficile accettarlo. Per questo ognuno improvvisa per la strada qualche trovata. In un angolo, Arlecchino,
una delle maschere più care agli italiani, il simbolo del servitore povero e affamato, mangia delle mosche per saziare una fame antichissima. Ma nelle calli la gente è ancora a caccia di divertimenti. All'improvviso i fuochi d'artificio. Dal bacino di San Marco annunciano la fine della serata. Le maschere attardate si avviano verso la piazza per un ultimo ballo. Il carnevale è finito. Bisogna lasciare la maschera e ritornare ad essere se stessi. Un gruppo di voci porta una serenata in case amiche. Per l'indomani c'è ancora tempo.